Continuano i Seat Music Awards con Ermal Meta. Come stai? Molto bene, un po' sudato ma bene. Vabbè, se sei sudato non c'è problema, lo sai. Allora, ci eravamo beccati qua un anno fa, direi che quest'anno è stato eccezionale. È stato un anno veramente pazzesco, uno dei più belli della mia vita. È stato un anno ricco di concerti, tantissimi. Solo, insomma, l'ultimo anno ne ho fatti 70. E quindi, oltre a tutto il resto, sono stati sempre strapieni, è stato bellissimo. Infatti il premio che ho vinto riguarda proprio il live e direi porca miseria, meno male. Infatti una però delle mie curiosità è: ma quando Ermal Meta viaggia, che musica ascolta? Posso confessarti una roba un po' romantica? Mi piacciono le cose romantiche. Allora, quando viaggio ci sono due scelte. La prima è il rumore del vento che entra ai finestrini e mi piace un casino. La seconda è, tieniti pronto, super hit degli anni 80-90. Sei molto 80s? Tipo? Ma una roba del tipo please don't go, tutte quelle robe. Babe, cavallo, I love you so. Al cavallo tra gli 80 e 90 e ascolto quella roba lì in macchina. Non so perché, però mi viene ad ascoltare quella roba allora lì. Allora mi viene spontaneo chiederti i tre dischi della vita di Ermal Meta. Allora, i tre dischi della vita: Abbey Road dei Beatles, Grace di Jeff Buckley e Ok Computer dei Radiohead. Tu sei un artista a 360 gradi, per cui possiamo dire che la creatività è fonte di tante cose, ma soprattutto della musica. Come la nutri? Beh, la musica io la nutro leggendo e viaggiando, perché poi alla fine quello che metti nel... cioè, la musica non nutre la musica, secondo me. La musica va nutrita da altro, come delle radici. Non è che delle radici hanno bisogno di altre radici, hanno bisogno di acqua, fondamentalmente. Quindi per nutrire la musica io leggo tanto e viaggio quando posso. A proposito di viaggi, mi sembra che tra poco parti, no? Mi vai in quel del Canada? Sì, vado dal nostro amico comune, dai nostri amici comuni. Vado a fare un concerto in Canada. A Toronto? È già sold out, bellissimo. Cioè, non so cosa mi aspetta, sono strafelice. Poi da lì parto a fare un po' di giri, insomma. Come sempre. Ispirazione, esatto, come sempre. Che poi la testa gira sempre in realtà. Poi bisogna far viaggiare anche il corpo, così si completa la faccenda. Grazie mille. Grazie a te, in bocca al lupo. Ciao. Ciao.